Salve a tutti ragazzi e bentornati su World of Warships. Oggi andremo a vedere la nuova nave, nuovo gameplay di una nave italiana sul canale. Oggi andremo a vedere la nave di livello 8 Amalfi, nave del Tech 3, come ho già detto, italiano, con 9 cannoni, davvero potente. È molto interessante. Andiamo a vedere le varie statistiche. Resistenza 56, rispettivamente 42.100 HP. Artiglieria 83. Abbiamo 9 cannoni disposti in batterie da 3 da 203 mm, lo standard italiano. E poi, molto interessante, l'armamento secondario: 6 cannoni per lato da 1. Ogni batteria ha un cannone da 90 mm, danno massimo 1.400, danno massimo SAP del cannone principale 5.200, danno massimo delle AP 4.800, siluri 17, abbiamo due tubi lancio siluri da 4 ciascuno, da 4 lancio siluri scusate, ciascuno velocità siluri 41 nodi, no 51 scusatemi, molto ma molto lento, portata siluro 12 km, carica di profondità non ci interessa, difesa contraerea. Abbiamo i cannoni da 90, poi abbiamo i cannoni da 37 e quelli da 20, quindi grande ma grande sbarramento contraerea. Manovrabilità 59, velocità massima 37 nodi, io non ho messo potenziamenti. Raggio di girazione 630, rotazione del tubo 15,3 secondi, mimetizzazione 44, raggio di rilevabilità dal mare 14,4 km. E niente ragazzi, questa è la nave, andiamo a vedere come l'ho potenziata. Il capitano è Cesare Moretti, con rispettivamente l'abilità di girazione della torretta principale, cambio colpo. Poi occhio nel cielo, quella che ti fa vedere poi quante navi ti puntano e poi gli HP. L'equipaggiamento non ho aggiunto molto perché come vedete sono un po' poverello. Ho aggiunto armamento principale modificato e poi quella che diminuisce la dispersione della nave, dei colpi che spara la nave, perché è veramente una nave stra imprecisa. Quindi ragazzi, senza indugi, dopo questo andiamo in partita. Comunque ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che se volete scaricare il gioco completamente gratuito, il link in descrizione. Link che vi darà accesso alla corazzata premium di livello 2 immediatamente di Analima e appena sbloccherete il livello 6 avrete subito la nave inglese di livello 6 Warspite e tanti vantaggi, pure monete d'oro e crediti. Allora signori, eccoci finalmente in partita. Allora, qui sto vedendo un po' le navi che ci sono nella mia squadra. Ci sono navi principalmente di livello 8 e livello 9. Quindi siamo più o meno su una linea che ci piace. Qui stiamo cercando di andare sul settore DC perché è un settore che amo di più di questa mappa. Qui ho appena notato che hanno aggiunto un cartello con l'indicatore che là sotto ci sono sommergibili, e cosa che mi piace tanto, però vediamo un po'. Davanti abbiamo l'incrociatore, no scusatemi, il cacciatorpediniere giapponese Ichigo, Corazzata su nemica cui facciamo un individuata. test di dispersione dei colpi. Poi abbiamo la Georgia, nave di livello 9 americana. Qui avvistiamo la Missouri, una nave altamente potente americana con discreta vita di livello 8 Ricognitore in volo. e non una nave qualsiasi, ma una nave che ci può creare veramente molti problemi se iniziasse a spararci. Comunque, qui andiamo a mancare un colpo sulla Missouri, colpo che ci fa individuare purtroppo, molto Cacciatorpediniere fortunato nemico ci fa individuato. individuare. Proviamo un colpo sulla Miyoko, incrociatore giapponese, però che anch'esso va a vuoto per colpa dell'isolotto che abbiamo davanti. Intanto 12 secondi alla fine del consumabile aereo. Qui, signori, non me la sento di Avvistata corazzata sparare nemica. all'incrociatore,
Ricognitore di ritorno. L'isolotto, però provo volentieri un colpo sulla Missouri, che purtroppo ha cattivo fine. Qui proviamo un altro colpo sulla Yoko, tutte le unità, concentrare il fuoco che sul bersaglio. Viene decimata dalla nave amica. Incrociatore nemico affondato. Con un buon 1.700 in pieno lato. Ottima kill, ci prendiamo anche primo sangue, l'onorificenza di chi ha ucciso la prima nave in battaglia. Tanto riprendiamo la Missouri, la riavvistiamo e notiamo anche che c'è uno Z-31. Cacciatorpediniere molto pericoloso per la nostra nave, cacciatorpediniere tedesco aggiunto nel penultimo aggiornamento, se non mi sbaglio, con molti ma molti siluri, grande velocità ma soprattutto cannoni molto potenti. Siluri a dritta! E signori, andiamo a sentire dei siluri alla nostra destra, ovvero a dritta, che ci vanno a mancare clamorosamente data la nostra vicinanza con la barriera di gioco. Vado un po' a diminuire la velocità perché rischiando di andare troppo veloce potrei concentrare il fuoco sul bersaglio e mancare la copertura dell'isolotto. Ricevuto. Tanto la Georgia viene martoriata di colpo di colpi, dalla Missouri. Molto potenti colpi, come vi ho detto, della Missouri, che ne hanno quasi levato tre quarti della vita, Qui proviamo un colpo sulla Missouri. Cosa prendiamo? Beh, non portiamo a casa niente per grandissima sfortuna. Potevamo avere di più. Qui proviamo un altro colpo, sempre sulla Missouri, che questa volta va a buon fine, ci procura un bel 4.000, 3.009 per precisione. Qui ci vanno a spottare e vogliono colpire. Generatore di fumo avviato. Io in via precauzionale accendo il fumo, perché un colpo sulla nostra nave vorrebbe dire morte certa. Soprattutto perché abbiamo la cittadella esposta. Qui andiamo a tirare il sigillo professionale. Intanto riavvistiamo lo Z-31, che però è fuori dal mio raggio d'azione, grazie alla copertura che gli viene data dall'isolotto. Qui cerchiamo di prendere una buona posizione. Rilasciata cortina fumogena. Andiamo a mancarlo per pochissimo, però ci prendiamo un bel 1.000. Intanto avvistiamo anche la Jean-Bart, corazzata di livello 9 francese, molto pericolosa con i suoi 9 cannoni, no, ti dico 9, 12 cannoni da 300. Molto molto pericolosa per la nostra nave. Intanto proviamo altri colpi sulla Missouri, che però essendo tanto distante ci fa utilizzare ricognitore in volo. Il nostro ricognitore. Qui spariamo un colpo sulla Missouri e arriva dalla nostra destra la nave alleata. Qui non andiamo a perforare un bel niente. È arrivata anche la Sov Sokhuz, se si legge così, se non si legge così correggetemi nei commenti. Piacere naturalmente a nostro supporto. Intanto siamo circondati perché abbiamo corazzate davanti, di lato, dietro no, per fortuna, però ancora per poco. La Georgia si va a mangiare qualche siluro, molto pericolosa questa manovra da parte sua, perché gli costerà metà vita. Tanto noi cerchiamo di superare l'isolotto per tornare indietro. Allora,
cosa abbiamo qui? Allora, altri siluri che volano senza problemi. La Giorgi intanto ha messo fuori il caccia, ciò presume che molto probabilmente ci potrebbe essere un attacco da parte della portaerei nemica, che in questa partita non c'è, quindi non so neanche perché l'abbia fatto. Qui lo Z31 va a fare una virata, noi la presumiamo e spariamo, sperando di colpire. Andiamo a seguire un po' i colpi, la manchiamo per davvero poco, se no avremmo fatto un colpo devastante. Tanto ci siamo per andare a schiantare, ma sembra che io lo ignori. Ricevuto. Riusciamo miracolosamente a virare. Ma intanto notiamo che la Jumbart è in piena difficoltà e le spariamo. Qui andiamo a fare davvero un colpo devastante alla Jumbart. 6.003. Un colpo molto potente. Avvistato cacciato il pediniere nemico. Calcolando che non ha colpito il lato perfetto. Abbiamo messo un colpo sulla missione, però andiamo a mancare veramente in un modo tremendo. Qui noi proviamo un altro colpo sulla Jumbart. Un colpo che purtroppo ci ha non troppo bene, avrei preferito un 6.000. E continuiamo a sparare alla corazzata francese. Ho visto che lei sta indietreggiando, prendiamo solo un 800 colpendo le sue cose principali. Quando ci va a colpire lei e ci toglie una buona fetta di vita, individuiamo intanto anche siluri a prua, il cacciatorpediniere nemico che prova a farci. Anche noi di conto mio spariamo. Come vedete, le AP nemiche, vedete, ho bisogno di aiuto, molto ma molto male. Questo che generatore di fumo avviato, i cacciatorpedinieri tedeschi che hanno veramente un armamento primario perfetto. Intanto non ci va a farti un salto perché siamo volati in modo ottimo. Ho bisogno di aiuto! Qui potrei usare i siluri, ma decido di non usarli per ora e di aspettare l'arrivo della Izumo. Spararli forse un po' prima è un momento veramente perfetto. La velocità dei nostri siluri è relativamente bassa, 53. Quindi non abbiamo rilasciata cortina fumogena. Quella Izumo si va a mangiare un po' di colpi dalla nostra alleata. E perché non approfittarne, dico io. Qui andiamo a mancare veramente in un modo fantastico. Devo fare molto meglio. Andiamo a mangiare un po' di colpi, ma Izumo non sa che noi abbiamo i colpi. Abbiamo distrutto una corazzata nemica! E ci prendiamo la corazzata. Tanto siamo 24.000 danni, pochi, ne possiamo fare molti di più di solito. Solo che questa è ancora la mia prima partita. Avevo necessità di mettere sul canale qualcosa, quindi ho deciso di fare la prima partita e di metterla. La partita è... sta andando anche relativamente bene, non mi lamento, però. Intanto andiamo a mancare i colpi spediti sulla Missouri. Ricognitore di ritorno. Proviamo altri colpi, ma abbiamo vita breve perché facciamo 4 rimbalzi. Mira presa malissimo. La nostra squadra è stata decimata, rimane solo una corazzata che è in fondo alla mappa, quella lì che ha flancato fino ad adesso senza entrare in motivo. Continuiamo a sparare alla Missouri, ma credo che richiedo supporto. Si è finita. Fa una cittadella, 12.000, e ci fa letteralmente fuori. Qui rimane solo
la Jean Bart amica. Io direi la partita sta per finire, la Jean Bart sta per morire, verso lo stesso perché il nemico ha quasi tutti i capi, quindi io direi vediamo i risultati posto sconto. Allora, la partita viene chiaramente persa, però portiamo a casa 152.000 crediti che fanno sempre molto comodo, 2 kill, 47 colpi di cui 28 perforazione, 1530 di exp, 93 exp tecnica, l'onorificenza, primo sangue. Punteggio squadra, siamo arrivati, quant'è? Settimi con il premium. E niente, cioè, cosa devo dire? Dobbiamo ringraziare un sacco l'Alsace, quale delle due, però facciamo entrambi, perché fino all'ultimo una delle due si è battuta. Portiamo a casa un 3816 di danno sulla Izumo, 3200 sulla Miyoko, 11.000 sulla Jean Bart, altri 10.000 sulla Missouri e 2.000 sullo Z32. Allora ragazzi, io direi che per oggi il video può terminare e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!